Oggi vi parliamo di Baia Baia, il progetto musicale presente nella programmazione dell'Otto Jazz Club di Enzo Lucci. Il repertorio proposto viene preso dalla tradizione del grande compositore Antonio Carlos Jobim. Baia Baia, cambia l'accento, cambia la musica? Cambia l'accento, cambia la parola perché ci sta un H in più. La musica sicuramente cambia. Vuoi sapere questo nome da dove è uscito? È stato un gioco di Enzo Lucci. In pratica Quintetto Jobim, Quartetto Jobim, era da tanti anni che lo portava avanti, infatti hanno suonato parecchi musicisti napoletani, da Pietro Condorelli, Aldo Farias, lo stesso Antonio Onorato. Però sempre in quartetto o quintetto con la voce, che poteva essere Giuliano Formisano oppure Carlo Novanto. Enzo è stato per un periodo a vivere a Baia. Allora Enzo Lucci, da quando il quartetto poi è diventato solamente strumentale, ha detto: perché non facciamo pure col flauto? Flauto e tenore, il tenore è lo strumento di mio fratello, però suonato da me in questa situazione. E abbiamo portato avanti questo repertorio con questi due strumenti, che a quanto pare si intrecciano e si impassano in una maniera bellissima. Nel senso che, tu dici, la stessa musica, i brani sono tutte composizioni esclusivamente di Antonio Carlos Jobim, però dato che proviamo tutti quanti da un'estrazione jazzistica, ci sta questo aspetto, insomma, che quando è possibile si cerca un pochettino di divagare in situazioni più jazz che meno bossa nova da questo punto di vista. La formazione è rigidamente acustica, nel senso che la chitarra è una chitarra elettrica al suono acustico suonata da Filippo Daglio, contrabbasso, una cosa importantissima, Gino Sigillo, Lello di Fenza che ha la batteria e le percussioni, e poi sax tenore e flauto. Quanto alla gente piace il Latin Jazz, come lo proponete voi? I progetti che porto avanti sono progetti sempre gli stessi, con la stessa musica da un sacco di tempo, come la swing orchestra, come il quartetto Jobim oppure il quartetto clarinet. E ho notato che la gente gradisce sentire, non dico più o meno le stesse cose, però viene per risentire quei brani, per far sì che questa cosa possa, almeno dal punto di vista, insomma, del musicista, farle apparire un pochettino diversificate, diventa fondamentale l'introduzione di musicisti sempre diversi. Certe volte senza la chitarra l'abbiamo fatto col pianoforte e il suono è completamente diverso, altre volte l'abbiamo fatto con un pianoforte basso elettrico, è diventato un suono molto più elettrico. I brani sono sempre gli stessi, però ogni volta che vengono eseguiti hanno, diciamo, un aspetto completamente diverso. E quando ci sta poca gente si viene a creare un sistema abbastanza, diciamo, tranquillo e acustico. Forse quelli sono i momenti in cui ci avviciniamo molto di più alla vera bossa nova. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.